Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su The Sims 4. Ce l'avevamo lasciati qua la volta scorsa. No, mannaggia, non riusciamo mai a finire di fare tutte le cose che dobbiamo fare la mattina. Vediamo il padre. Lui non ha dormito più di tanto, però deve assolutamente andare. Dicevo che appunto la volta scorsa ce l'avevamo... Poverino... Ce l'avevamo lasciati qua la volta scorsa, però l'unica cosa che... le uniche cose che ho aggiunto sono queste, che fanno parte in realtà del pack nuovo della casa infestata, insomma. Però sembra molto del rituale del tè, avete presente, no? Quindi, mi piace, ce l'ho messo. E poi una cosa che ho pensato magari per la nostra Maki... Ho aggiunto il tappetino perché lei ultimamente, avete visto, è passato un brutto periodo, ci sono state molte cose che le hanno creato dispiaceri, quindi magari impara, non so, a rilassarsi. Iniziamo di già, neanche il tempo di partire che già si inizia. Fucina di idee, questa l'avevamo forse già letta. Mentre scorre le discussioni su celle a catenelle, il più autorevole forum sui fogli elettronici, Aki si imbatte in una nuova idea fantastica per semplificare l'importazione di tabelle del software. Abbiamo già fatto esattamente, e avevamo detto, mi sembra, rivendica l'idea. Meno 78, meraviglioso, non è andata bene come la volta scorsa. Calcolo della media, l'ultimo esame di matematica di Akane non è andato molto bene, ha preso un voto mediocre che rischia davvero di abbassarle la media, e questo non possiamo permettercelo perché tra un po' dovrà fare l'iscrizione all'università, quindi deve avere una buona media. Deve cercare di ottenere credito extra o è semplicemente impegnarsi di più per ottenere il voto massimo nel prossimo esame? Direi crediti extra, uscirà tipo stanchissima, però... Vediamo, Aki è nei guai, dopo aver inoltrato l'idea viene informato che nel forum era stata pubblicata da un collega firmatosi con uno pseudonimo, l'intera squadra è sconvolta dalla spregiudicatezza di Aki, porta a casa Lucas, aspettate un attimo se non riesco, l'intera squadra è sconvolta dalla spregiudicatezza di Aki che voleva appropriarsi di un lavoro altrui per tornaconto personale, turpe gesto ne macchierà la reputazione per molto tempo, santo cielo, ora sarà tipo imbarazzato lui, non so. Oh, aumento del rendimento piccolo, l'insegnante lascia che Akane faccia qualche problema in più, preferisce che capisca il concetto un po' più tardi, piuttosto che non capirlo del tutto. Akane, riconoscente, completa il lavoro e riesce ad aggiungere qualche punto alla sua valutazione. Meraviglioso. Ah, lui è Munch, non so come si chiama, comunque tipo dovrebbe essere il fratello tipo di Wolfgang, che è quello tipo perfido, che anche lui ha il trucco molto più pesante agli occhi. Ma ti dicevo, ci assomiglia. Vabbè. Mostra approvazione, non so per cosa, però... sì. Aki ha portato a casa 1000 simoleon. Complimenti. Ok, ama l'aria aperta. Lui è fiducioso, giustamente. Oh, vuole essere romantico. Che tenero. Allora, facciamo che vieni qua. Ti lavi le mani, ti lavi i denti. Ti cambi l'abito, ti metti... Questo, vai, lo mando a correre poi. Oh, lui è tornato. No! È super stanco, poverino, ma... Comunque è contento, se è soddisfatto dell'allenamento. Vediamo. Vieni qua, ti siedi un attimo. Lui? Sì, ok. Sarà che forse... Guarda il film attuale. Gli sono scesi parecchio tutto il resto. Dei bisogni. Vabbè. Chi è qua? Salve. Sono anche spaventata. Ma invita a entrare. Cioè, questo entra in casa mia? Cioè, stella emergente entra in casa mia. Ma in che senso? Ma, buongiorno. Buonasera. Ok, sta entrando. Vediamo un po'. Basta. Beh, tenta una presentazione. Sei in casa mia, mi farai presentare. Lui che dice? Niente, non ha voluto. No, vabbè. Ok, faccia pure come a casa sua, mi raccomando. Boh, sta gente è strana. Comunque, sì, qualcuno potrebbe... C'è un piatto nel computer, scusate. Qualcuno potrebbe cucinare qualcosa. Cucina. Vediamo. Onigiri, dai. Vediamo se riesce.
Non so se sarà capace. Ma com'è che tutti entrano in casa nostra per andare al computer? Ma è anche un computer del 2013, cioè, boh, non facciamoci domande, non lo so. Non lo so. Vabbè, sì. Tu vai in bagno, fai le tue cose, dai. Ho raggiunto il livello 2 di scrittura. Scrivendo il diario, ragazzi. Ma io questa cosa non me la ricordavo. Wow. Ok, lei ha acquisito l'abilità di benessere. Beh, speriamo che, insomma, questo l'aiuti un po' ad affrontare le giornate stressanti. Sentite com'è più rilassante qua la situazione. I nonni non vengono più a distruggerci casa, non vengono più a romperci i lavandini, il tavolo che già è rotto di su ogni tanto. Ma ok, anche se nessuno lo usa, non vengono a romperci la doccia. Cioè, sentite che pace. Io con tutto il bene che possiamo volere ai nonni, però santo cielo, non se ne poteva più. Eccola, è diventata concentrata. Beh, brava. Se la cava bene. A livello 1. Benissimo, dai, comunque. Vediamo un po' per il lavoro piuttosto. Lei, abilità di scrittura. Signorino, guardi, salve. Sì, tenta una presentazione. Proviamo anche con lei, ma non credo che cambierà qualcosa. Lui, ci deve lavorare su un bel po'. Facciamo che... Vabbè, lei sta anche morta, poverina. Oddio. Ma che destrillo? Sa manco chi è? Ce l'ha fatta o no? No, nessuno ce la fa. Senta, io vorrei sapere se grazie, arrivederci, perché guarda... Cioè, lei è casa mia e manco si presenta. Ma io non capisco la gente, proprio. Comunque, mando a dormire anche... Aki e Maki... Ok, questa nottata è passata super veloce, cioè più del solito. Ah, ora mi ricordo perché. Perché non ci sono i nonni che sono venuti a distruggerci le cose. Abbiamo avuto più tempo per dormire, ecco. Sì. Dicevo, è passato parecchio in fretta. Comunque, è già mattina, quindi svegliamo la nostra cane, la mandiamo a mangiare perché di solito ci metti sempre un sacco a fare tutto. Ed è già l'ora di andare a scuola. Ah, oh, signore. Oggi mi devono essere in forma perché ho una sorpresa per loro. Per la fine della giornata. Comunque, oggi lui ha la giornata libera. Quindi facciamo, vabbè, prendi gli avanzi, dai, per oggi facciamo così. Possiamo fare programmazione magari al computer. Così che logica può farmela anche a un tavolo scacchistico, insomma. Stile di vita nascosto in corso. Aki ha scoperto uno stile di vita finora nascosto. Visualizza il menu degli stili di vita nel pannello simbologia. Ma... Oh, patito di tecnologia, ragazzi, ma... Fighissimo! Allora, patito di tecnologia. Ok, leggiamo. Mantieni il comportamento per sbloccare, va bene. Vivi una vita nel bel mezzo della tecnologia. Per acquisire o mantenere lo stile di vita, interagisci regolarmente con l'elettronica e la tecnologia o intraprendi una carriera attinente alla tecnologia. Effetti dello stile di vita sul sim. Svariati vantaggi quando interagisce con la tecnologia. Preferisce servirsi della tecnologia anziché degli oggetti non elettronici. Aumento ulteriore delle abilità di programmazione e missilistica. Può applicare l'aggiornamento overclockato ai computer ed entusiasmarsi per la capacità di elaborazione con altre sim. Maggiore successo nella riparazione e nell'aggiornamento dei dispositivi elettronici. Ok. Aumento del rendimento lavorativo nelle carriere attinenti alla tecnologia. Vabbè, questo non ci interessa. Si sente teso nei lotti senza elettricità o in mancanza di tecnologia per troppo a lungo. Vabbè, per troppo tempo. Ok. Buono, buono. Ok, perfetto. Lui ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi lo mando. Facciamo al solito giardino per sviluppare la logica. Eccolo qua in tenuta estiva. Bello. Allora, veniamo qua e facciamo partecipa alla partita. Così sta all'aria aperta, lui è contento, è meno stressato e intanto... porta avanti anche l'abilità per il lavoro. Ok, anche Akane ha fatto. Beh, io le faccio un attimo. Prenditi cura di te così almeno. Salve. Capisco che faccia caldo, eh. Però. Vabbè, sì, ok. Ok, la nostra cane anche lei sta bene, quindi la porterei qua. Così la mando qua e faccio contratta, vediamo se se la cava. Sì, dopo vengo, dopo veniamo.
Vai. Intanto vediamo. Lui non sta. No. Pulisci. Ma questo ma è impazzito. Ma sta a fa. No, ci hanno ciullato il posto. Ma. Io volevo fare gioca. Posso? State chiacchierando, non state giocando. Sei un osso duro, facciamo così, ti concedo uno sconto del 25% su tutto quel che c'è sul tavolo. Grande, se l'è cavata. Ok, ordina del cibo scontato. Vediamo un po'. Dango tricolore, onigiri, edamame, maki di avocado. Boh, facciamo magari maki di salmone. Mamma salmone. Vabbè, basta. Comunque, aspettiamo che arrivino le 19 e che la mamma esca quindi dal lavoro e poi vi faccio vedere che cosa ho in mente per la nostra famiglia. Ok, eccoci qua. Allora, con il nostro babbo, faccio viaggia con la nostra cane e Maki perché, ragazzi, è estate, siamo a metà dell'estate e ancora i nostri sim non hanno fatto una vacanza. Dato che sono abituati a stare in un posto dove nevica, c'è sempre tanta neve e possono sciare, fare tutti questi sport estremi nel ghiaccio del Monte Komorebi, ho deciso che in estate avrebbero fatto un viaggio a Sulani ed ecco che siamo qua. Quindi prenderemo una casetta in affitto e staremo qua qualche giorno. Ok, eccoci finalmente arrivate nella nostra meta di vacanza. È estate, vi faccio anche vedere che, vedete, siamo praticamente alla fine della prima settimana dell'estate, quindi essendo praticamente venerdì, giovedì tardi, ho deciso di mandarli in vacanza definitivamente. Sarà anche il compleanno di Aki durante la nostra vacanza, perfetto, comunque. Questa è la casetta, aspettate che luci automatiche tutte le luci. Le mando anche tutti un attimo qua, chiacchiera qui. Ho modificato questa casa perché ovviamente non era in affitto e poi non era, diciamo, arredata per ospitare tre persone. Ho voluto dargli un aspetto un po' di quei resort che si vedono alle Hawaii o comunque in questi posti bellissimi appunto con i pontili sull'acqua e hanno anche le camere, insomma, così aperte senza divisione delle stanze. Senza che ci sia la cucina chiusa in una stanza, la camera chiusa in un'altra, generalmente hanno tutto un po' collegato, quindi ho lasciato così. Ecco qua, questo è il bagno con due lavandini con gli specchi, una bella vasca e una bella doccia. E questa invece è la cucina. Ho voluto metterci il meno possibile proprio per renderla un po' una casa d'affitto, non troppo personalizzata. E questo poi è il mini salottino con già del sudicio, com'è possibile? Ok. E poi niente, i letti per farli dormire. Per fuori invece ho messo giusto un paio di sdraio, un tavolo per mangiare fuori e delle seggioline così, insomma, per stare a chiacchierare. Quindi questa è la casa, mi piace veramente tanto. Con lei vengo un attimo qua fuori così posso fare sia questo, ma anche esercitati dov'è che è tutte le volte. Esercitati a scrivere, così anche col lavoro si porta un po' avanti, anche se è in vacanza, ma tanto lo sapevamo di già che i nostri genitori non si sarebbero risparmiati dal lavorare anche qua. Rete di contatti precaria per lo stile di vita socievole. Avere troppi pochi amici non sembra del tutto giusto. Oddio, devo farla interagire. Vabbè, ormai domani. Guardate qua i pesci. Ragazzi, Sulani penso che sia uno dei mondi che hanno creato in The Sims 4 più belli che ci possa essere. Mamma mia, bello, bello, bello. Ok, mandiamola a letto. Ok, sono già le 6 della mattina e il nostro Aki è già pronto per esplorare un po' ciò che questa isola offre. Quindi proviamo a guidare questo. Vediamo, eccolo! È partito! Dai, raga, troppo bello. C'è anche un aereo.
Comunque, la nostra Akane si è svegliata e sta già facendo una vasca. Ok, più che altro mangia qualcosa. Prendi gli avanzi, vai. Svegliamo anche la mamma, così tutti fanno colazione. E possiamo iniziare a goderci finalmente la vacanza, perché il padre ancora è qua che sta andando sulla moto ad acqua. Però io direi anche, si può metterla qua giù? Vai qui, ok. Così poi ce l'abbiamo a portata di mano. Adesso vediamo colui qua cosa possiamo fare. Fai snorkeling intanto, va bene. Guardate che pesci, ragazzi. Sono delfini. Non avevo capito, mi sembravano più piccolini da lontano. Sono delfini, che belli. Vediamo la nostra cane. Deve divertirsi un po', però. Usciremo magari stasera per locali, vediamo un po' cosa c'è nei dintorni. Lei si è messa a prendere il sole, perfetto. Lei invece deve finirmi di mangiare, però magari se mi si cambia di abiti, forse sarebbe anche meglio. Vabbè, questo può andare bene per ora. Lei deve per forza parlare con qualche suo amico. Vediamo se anche con la figlia va bene, magari non sarebbe male. Fai uno scherzo al sim che prende il sole. Oddio, dai, proviamo. Povera cane. Vediamo. Ma a cane non si è accorta di nulla? No. Forse non si abbronza perché le ha spruzzato la crema. Non lo so. Vabbè. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare con la nostra Maki. Che bello. Qua ci sono i bagni pubblici. Guardate bene questo ponte. La sera poi diventano veramente molto carini con le lucine. Ok, qua c'è da mangiare, vediamo. Ordinare il cibo, piatto di verdure tropicale, frutto grigliato. Vabbè, questo casomai veniamo verso pranzo. Vabbè, con lei posso fare, boh, fai snorkeling anche con lei. Aspetta qua. Invece lui lo mandiamo un attimo fermo, voglio mandarlo un attimo qua. Immergiti liberamente da queste parti o attrezzatura da immersione. Ah, ok. Beh, ti dirò. Oddio, macchina fotografica subacquea. Dai, diciamo che il babbo inizia un po', a intraprendere l'abilità di fotografia. Così almeno ci portiamo a casa dei bei ricordi. Poi facciamo anche coltello da immersione. Diciamo che qua stiamo spendendo forse un po' troppo, effettivamente. Autorespiratore, dai. Poi immergiti liberamente. Oh, scatta foto subacquee. Ok. Ok, Akane forse è il caso che si levi da qui. Cosa? Che cosa? No! Abbronzatura imbarazzante per aver subito uno scherzo mentre prendeva il sole. No, la mamma ci ha rovinato però, ma santo cielo, ma che è sta storia? E ora come cavolo faccio? No, ragazzi. Wow, Akane voleva soltanto un'abbronzatura fantastica, invece ora si ritrova ad avere un aspetto ridicolo. sì, vabbè, facciamo finta di niente, facciamo snorkeling con la mamma. Invece lui, vai qua. No, poverina, ma come facciamo? Il primo giorno di vacanza è già. Vabbè, non ho parole. Ok, fermo. Perché voglio fare scatta foto subacquee. Sì, ma non c'è andare con quello, ma santo cielo. Vabbè, dai. Ma guardate come nuota lei. Sembra un pesce. Ma facevano così con foga anche prima, ma comunque, quando hanno finito di fare queste cose, le mandiamo qua al baracchino a prendere qualcosa da mangiare. C'è anche il tavolino, così possono mettersi tutti e tre tranquillamente a mangiare. Parla della temperatura calda, hai sentito il caldo che fa qua, perché rispetto effettivamente al Monte Komurebi. Oh, guardate che giovinotto che c'è, il bagnino. Presentazione amichevole. Andiamo a cane a parlare col bagnino, lui è giovane adulto, vabbè. Salve. Che la carriera, è lei il bagnino della zona? Ma perché mi parla così? Stai calmo. È osservatore ondoso. Cioè, non è che bagnino, è osservatore ondoso. Lui guarda le onde e basta.
Perfido, maledetto. Watanabe, Abimo Yacht. Oddio, spaventata, timore delle pinne per aver nuotato in mare. Una pinna solitaria nell'acqua? Ehi, si sta avvicinando. Questo è sempre per la pranzatura. Beh, bellissimo. Hanno aggiunto per tutti, per tutte le cose, hanno aggiunto questa emozione. Bello, bello, mi piace. Allora, vediamo un po'. Quindi lei, facciamola vestire così. Lei invece, se mi stai ferma un attimo, poverina, com'è conciata. Così. Ok, formiamo un gruppo ed andiamo tutti insieme qua giù. Quindi vai qui insieme. Guardateli che carini. Lei poverina è proprio ridotta male. Speriamo che le passi in fretta, perché così proprio... Ok, eccoci qua. Proviamo nuovamente con Akane a contrattare. Sai, magari quando si va nei posti nuovi se le prendono. No, ok. Generalmente quando si va in posti... Ah, ce l'ha fatta. Ok. Ti dirò, anche il piatto di verdure tropicali mi piacerebbe assaggiarlo. Stringere amicizia. Vorrei proprio fare amicizia con qualcuno, ma nessuno sembra interessato a fare amicizia con me. Forse hanno paura della tua pelle in questo momento, perché sembra che tu abbia una malattia contagiosa, ma... Comunque, come si fa a fare amicizia? Continua a mostrarti amichevole, compi un gesto di grande amicizia. Continua a mostrarti amichevole. Vabbè, ok. Ah, stile di vita a rischio. Ma chi rischia di perdere lo stile di vita socievole? A meno che non voglia che ciò accada, sarebbe meglio iniziare a cercare di svilupparlo di nuovo. Hai ragione. Ragazzi, che casino, che è sta storia? Che ha? Da pranzo, questa è diventata praticamente una cena, una merenda. Comunque, la rimandiamo a casa, lei, perché le voglio far fare la doccia. Lui uguale. Lei non so cosa stia facendo. Visita blog e cerca di nuove avventure, sempre. Lei è fissata con questo. Magari facciamo... un social network, aspetta. Controlla il diario, ma non l'hai aperto, quindi... Aggiungi la storia su Simstagram. Riconoscimento modaiolo. Per aver ricevuto complimenti per l'abito, Però non sai che ti prendeva un po' in giro, mi sa. Per il tuo sim la moda è una scienza, ma soprattutto per gli altri... No, ma soprattutto gli altri se ne sono accorti. Sì, deve essere proprio quello. Poverino. Comunque, fai la doccia, mentre lei le facciamo fare un'immersione con petali di rosa. Facciamogli fare a lui pisolino rigenerante, così prima di uscire la sera è bello che è attivo. Bene, anche lei ha preso i suoi soldi quotidiani. Stavo vedendo che la nostra Maki si sta facendo un po' più pienotta. Non che stia male, però... Me la ricordavo più magra, insomma. Dovremmo forse fare... Visto che nella città, insomma, in cui vivono non ci sono palestre, forse dovremmo farne una noi. Vabbè, ci penso e poi vediamo. Comunque, gli abiti, dato che questi sono un po' troppo pesanti, c'ho solo questo per lei. Le faccio comunque preparare tutti e ce ne andiamo un po' a vedere cos'è che succede da queste parti. Ci sarà il bar, magari fanno qualcosa di divertente al bar. Oh, eccoci qua. Troppo carino questo posto. Così possiamo conoscere finalmente anche delle persone del posto. Vieni qua, vieni qua. Allora, presentazione amichevole. Anche tu... Cos'è che mi era venuto scritto qua sotto che non ho letto? È la notte delle donne, perfetto, possiamo ubriacare... No, scherzo. Questo posto è carino, anche da mettersi qua fuori, è troppo carino. Mi piace un sacco. Comunque, ci sono anche altri turisti, oltre a noi. Bene. Chissà se i nostri genitori nei prossimi giorni riusciranno ad abbronzarsi, perché sono con la pelle molto chiara, molto delicata, non so. Lei sarà abbronzata piuttosto bene se non fosse per queste strisce della crema solare che sua madre le ha spalmato.
Ecco la nostra cane che si è messa a ballare. Ha sviluppato anche l'abilità a livello 1. Ma è sempre dell'isola, radio dell'isola, ok. Mi sembrava un po' più movimentata del solito. Dai, portiamo anche Maki a ballare con sua figlia, su. Saranno l'unica a ballare nel locale, però pazienza. Anche lei ha acquisito l'abilità. Invitiamo un po' di gente a ballare. Invita a ballare. Invita a ballare. Lei voleva da bere, ma ti ho invitato a ballare lo stesso. Così almeno animiamo un po' questa serata. Mi sembra un po' morta. Su, su, su. Tutti a ballare. Balla, balla insieme. Sentimenti di Aki per Maki infatuato. Sì. È tua moglie. Se non fosse così mi preoccuperei. Guardate chi è entrato. Il guardaonde. Cioè il guardaspiaggia e il guardaonde. Mostra approvazione. Anche se è perfido, non se lo merita. Com'è andata al lavoro? Fermati per il social media preferito. Non ce l'ha, però vabbè. Ok. Abbraccia. Ci tira un cazzotto. Eccoci, eccoci. Fatti urlare contro. Questo è matto. È tutto fuori di capoccia. Cosa fa lui dietro al bar? Ma che fa? Perché? Che stanno facendo? Esprimi affetto. Sensazione di infatuazione. È arrivata un po' tardi l'infatuazione, nel senso... Siamo sposati da un decennio, tipo, ma vabbè. Comunque, inizierei a mandarli verso casa. Lei, soprattutto, santo cielo, non ce la fa più. Vabbè, Akame rimarrà qua per un po', però tanto... È una brava ragazza, di sicuro non farà niente di sbagliato. Quindi i genitori si fidano, dai, a lasciarla un altro po'. Vediamo se possiamo fare amicizia con qualcuno. Tutti giovani adulti. Non c'è nessun adolescente. Vabbè, peccato. Oddio, io non avevo visto l'ora comunque. Sono le 3 di notte, santo cielo. Sì. I genitori sono flirtanti. Diciamo che aspettiamo un po' a tornare a casa, perché non so cosa potremmo trovare, ecco. Visto la stanza è una sola. Dobbiamo stare attenti, mi sa. Aspettiamo. Va bene, possiamo stare insieme per un po'. Cosa? Mi sono sbagliato a cliccare qualcosa. Ah, no, gli ho detto... Chiedi di passare del tempo assieme, giustamente, sì. Chiede di stare insieme. Ah, adesso facciamo un gruppo insieme, in pratica. Ah, ok. Boh, dove si va? Cioè, è mattina? Andiamo a vedere l'alba? Andiamo a vedere l'alba? Chi è questo? Non lo so. Venite qua, fate una... Crea molte sculture di sabbia. Ok. Vediamo un po' cosa... Vediamo cosa costruiscono, cioè quale scultura fanno, perché... Non so, non faranno penso il solito castello di sabbia. Beh, vediamo. Ok, prende forma. Forse uno squalo che fuoriesce da qualcosa. Sì, sei stanca, lo so, finisci questa, ormai voglio vedere cos'è. Finito qui. Ah, ok. Un omino che tiene in mano una tartaruga e che ha un costume da squalo. Arrivederci. Torniamo all'alloggio a far dormire la nostra povera cane. Ok ragazzi, con la nostra povera cane stanca morta che se la dorme e i nostri genitori che si sono appena svegliati e stanno facendo colazione, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Lasciatemi un commentino ed un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!